E buonasera a tutti, eccoci qui, siamo finalmente tornati anche su Undertale, dopo una settimana di assenza. E buonasera Tazza, ben arrivato, niente, è impazzito, aspetta solo di sentire la tua voce, caro Giuto. Ma io non parlerò questa sera. Oh no, e niente, tocca giocare completamente da solo, senza nessuna voce che mi sussurra nelle orecchie. La scorsa volta noi dovevamo. Innanzitutto, come stai, Tazza? Tutto bene? Come procede? Noi qui, Buonasera. la scorsa volta, dovevamo fare una live in cui andavamo in giro a parlare con tutti gli NPC dopo aver fatto il finale. Purtroppo è saltata per motivi vari. Abbiamo fatto il giro degli NPC offline. Non mi sembrava il caso di fare un live solo per quello, anche perché non vanno ad aggiungere chissà quanto a livello di lore. Sono stati molti dialoghi carini per ogni personaggio, cioè ogni personaggio avrà le sue due righe interessanti, spiritose, eccetera, eccetera. L'unica cosa veramente importante, in realtà sono due, però l'unica cosa per quanto riguarda il parlare con gli NPC è che se si va a inizio gioco si può incontrare di nuovo. Di nuovo, si può incontrare Azrael, versione bimbo di Toriel e di Asgore, e si può parlare con lui. Io non ho potuto farla questa cosa perché a quanto pare se si fa il finale prima di andare all'inizio gioco lui scompare, quindi anche ricaricando il salvataggio post finale e facendo tutto il backtracking si arriva lì e lui non c'è più, quindi Giuto me l'ha fatto vedere da YouTube, facendo in modo che non mi spoilerassi nient'altro. E molto molto carino il dialogo che si fa con lui. Altra cosa molto importante che è successa, ci siamo persi nella live, ma riassumiamo molto facilmente, è che quando si riavvia il gioco, dopo aver affrontato il finale, compare Flowey all'inizio che ti dice: hai ottenuto un finale positivo, sono tutti felici, però tu hai ancora il potere di cancellare tutto. Tu hai questo potere, puoi ancora farlo. Puoi decidere di tornare indietro, resettare qualsiasi cosa. Se lo farai, ovviamente cancellerai i miei ricordi, quindi ricomincerà tutto da capo. Io mi comporterò ancora da stronzo, non più in questo modo, perché qualsiasi cosa è successo verrà cancellata. E carino anche il fatto che dice chissà quante volte lo hai già fatto, perché appunto non ricordandosi niente lui non può sapere se questa è la prima volta che giochiamo o se abbiamo resettato più e più volte. E ci fa capire che la felicità di questi personaggi è comunque nelle nostre mani. Noi abbiamo ottenuto un finale molto positivo, ma siamo noi a scegliere di poter cancellare tutto e mandare tutto in vacca, perché siamo persone malvagie. Cosa che dobbiamo fare se adesso abbiamo intenzione di fare una run. A intuito, noi abbiamo fatto una run molto positiva adesso, un po' come quando giocavo a Mass Effect, che cercavo sempre di fare il personaggio buono in prima run, e ora, se non ci sono cambiamenti strani di metagame o robe del genere, tocca fare invece le scelte opposte e quindi essere cattivissimi. Di conseguenza il nostro personaggio deve essere per forza cattivo nel fare questo true reset che abbiamo qui davanti e iniziare a massacrare chiunque ci compaia davanti, senza nessuna pietà. E questo è il mio piano per la All'altro live di oggi, se non ci saranno imprevisti. Di Giuto? il discorso che fa Flowey è anche molto carino perché sta chiaramente parlando a te giocatore, ma alla fine ti chiama Faisan col nome del Vero. Fallen Human. Vero, vero, questa cosa un po' me l'ero scordata. Il fatto che lui sovrappone il primo umano e noi come giocatore, abbiamo visto finora che in realtà siamo due personaggi diversi. All'inizio volevamo farci pensare che fossimo noi, il giocatore Faizan, ma in realtà Faizan è il primo umano che è caduto e che ha iniziato questa storia. Quindi strano che lui si riferisca a noi di nuovo con Faizan. Molto strano, dato la struttura del gioco non mi sembra un dettaglio minuscolo, non mi sembra neanche lui che si confonda. Potrebbe esserci qualcos'altro di molto grosso dietro a quella linea di dialogo che ha fatto.
È molto molto particolare. Flowey, come sempre, ci ha buttato sempre delle bombe di lore ogni volta che interagivamo con lui. Ho finito il libro dell'Est di Grodek. Ok. Oggi ho preso e cominciato Finzioni di Borg, raccolta di suoi racconti, tra cui quello di Funes, Uomo della Memoria. Ok, non ho presente. Cioè, ho sentito nominare Borg, ma non l'ho mai studiato né approfondito. Io abbastanza bene, sono stanco morto perché ieri abbiamo staccato abbastanza presto con la live, visto che dovevo andare a dormire presto, per andare al lavoro presto, e di conseguenza sono molto molto stanco. È stata una giornata di lavoro lunga, sono riuscito a fare la presentazione che dovevo fare al lavoro, mi hanno fatto anche complimenti, però la stanchezza si fa sentire. Tra l'altro, anche abbastanza scazzato perché io per andare in osservatorio devo prendere un autobus che è minuscolo e sia all'andata che al ritorno ero strapieno, l'ho dovuto prendere stando in posizioni disumane che il mio corpo non dovrebbe essere in grado di fare, però purtroppo è andata così e quindi la cosa mi ha dato enormemente fastidio, mi ha rovinato la giornata all'inizio e me l'ha rovinata tornando giù. Io di solito vado a lavoro prendendo il pullman delle 9:20 perché dalle 9:20 in poi inizia ad essere un pochino più vuoto e diventa vivibile. Se no, andare proprio presto è un disastro da quel punto di vista. Per il resto, tutto bene. Abbastanza presto, ma se erano le 2. No, no, non erano le 2, non è vero, Vipera. Buonasera, ben arrivato. Ho staccato a mezzanotte 20. E volevo staccare a mezzanotte, quindi ho fatto pure tardi. I ricordi di Vipera sono estremamente confusi, molto Lovecraftiani in questo momento. E a proposito di Lovecraft, sto andando avanti col romanzo di Lovecraft, il terzo nella raccolta che ho, quello del viaggiatore nei sogni, molto molto figo. Sono arrivato nel punto in cui si era avvicinato a raggiungere la pianura dei grandi dei, ma poi è stato rapito e portato al cospetto quello che penso sia il re folle, con la maschera gialla di seta. Non mi ricordo bene il nome, qua non viene nominato bene, cioè non danno proprio un nome di quella persona, però davanti a quella figura lui scappa e inizia a fare cose. Sono arrivato in quel punto lì. Molto, molto figo. Finora tutti i libri che ho letto di Lovecraft mi stanno piacendo veramente, veramente tanto. Mi piace. Re in giallo, ok. Re in giallo. Non è stato chiamato Re Ma in tra giallo, l'altro, lo chiamavano alto se non sacerdote coi sbaglio, vestiti di seta gialla. Potrebbe essere che in un altro libro invece lo canonizzano come Re in giallo. ma il re in giallo, se non sbaglio, è una figura che si trova in diversi libri, cioè è una figura abbastanza comune. E non so Rappresentativa, nemmeno se si mettiamola sia di così. Lovecraft o di qualche altro autore suo amico che faceva anche lui racconti di quel tipo ai tempi di Weird Tales e riviste varie. Io lo conosco perché quando ero ancora in Italia mi facevo passare i fumetti da mio zio, che lui li collezionava, ne collezionava tantissimi, della Bonelli e altre cose. Altre case editrici e il Dampir, uno dei fumetti veramente belli di Casa Bonelli, molto denso a livello di scrittura, ci sono tante tante parole in quel fumetto, ma molto bello anche per le atmosfere e i temi trattati, ha avuto un arco narrativo molto lungo a tema Lovecraft dove entrava in ballo il Re in Giallo, quindi io l'ho conosciuto lì. Finora non l'ho incontrato in Lovecraft, l'ho incontrato solo in questo libro che sembra essere lui, ma non viene chiamato ancora Re in Giallo. Non dirmi nulla, tazza, perché appunto se è presente in altri libri che non ho ancora letto, vorrò leggerli quando ci arriverò. Quindi mi va bene ipotizzare al momento. E invece no, niente, spoilerato tutto. Non E guarderò il Nanno? messaggio. Nanno? Banna tazza. Vai. Ah no, ok, beh, però aspetta, aspetta, finché sono cose di questo tipo va bene. È stata inventata da Chambers, amico stretto e ex collega di Lovecraft. Ok. E infatti mi sembra ricordare da quello che dicevano nel Dampir che fosse stato inventato non da Lovecraft, ma da un altro dei suoi amichetti. In cui scrivevano per la stessa rivista horror, che era Weird Tales, o era un'altra delle riviste. Chambers, Lovecraft e altro Bros scambiavano spesso mostre e creature sminchie, Re in giallo. Ok. No, è in linea con quello che ho imparato leggendo il Dampir, che consiglio Ok. tantissimo, veramente, veramente bello come fumetto.
Quindi grazie tazza, ti bando più tardi. Vabbè, i poteri ce li hai, io non è che posso fermarti, quindi. Allora, va bene, E dopo giustamente. questa lunga e varia introduzione, direi che possiamo iniziare. L'unica cosa che resta da fare è il titolo della live. Esatto, bravissimo. E che, come sempre, mi lascia molto confuso, io non capisco più niente. Stiamo per iniziare una nuova run, mi sarei aspettato qualcosa relativo all'inizio di una nuova run, invece no, il titolo è Espressione. Espressione mi fa pensare al modo in cui il gioco vuole esprimere i propri contenuti, cosa che abbiamo visto essere molto innovativa per l'epoca. Mi fa anche pensare a modi di dire di personaggi, quindi adesso iniziamo una nuova run e diranno cose diverse e queste cose saranno molto importanti a seconda delle scelte che facciamo, oppure conoscendo quanto questo gioco è malato e quanto tu sei malato, ancora più malato nel darmi titoli, potrebbe tranquillamente esserci un'espressione matematica a inizio della nuova run e per questo c'è il titolo Espressione. Non lo so, non lo so. Come sempre sono estremamente confuso e... Potrebbe essere tutto. Esatto, Tazza, compare quell'espressione palesemente. Niente, Tazza continua a spoilerare cose, stasera è on fire. Sì, è ormai andata. Ok, Comunque, direi che ovviamente io possiamo non ti dirò iniziare. nulla. Possiamo premere su quel pulsante che si chiama True Reset, Però aspetta, che prima di ci ha cominciare, sbloccato. ti farei una domanda. Vai. Tu mi hai detto che ho fatto come finale il True Pacifist. Non il pacifist. Esatto. Adesso Esatto. non so se ho fatto il pacifist e poi il true pacifist o ho fatto solo il true pacifist, non so come funzionano questo tipo di distinzione dei finali, però il true reset mi fa pensare a una cosa legata al true pacifist. Se avessi fatto un finale pacifist avrei avuto un reset e basta? È particolare Hai sempre come avuto in nome. realtà il pulsante reset e basta. Ok. Ora, semplicemente magari non ci hai fatto caso, ora è diventato un true reset. E non ti dirò come si chiama cioè è true pacifist quello che hai fatto, non ti dirò se ne hai fatti altri o meno, ne Ok. parleremo alla fine di questa cosa qua. E sarà molto importante. Tuttavia, sì, facendo la True Pacifist e parlando con Flowey alla fine di tutto, riavviando il gioco, lui ti ha abilitato, o perlomeno tu sei in grado, correggendomi, di Eh sì, mi fare sembra un strano che True sia lui ad Reset. abilitare, visto che lui non ha più i Esatto. poteri, per quanto ne sappiamo. Esattamente. Non è più in grado eventualmente di ostacolarlo. Sappiamo che lui aveva poteri simili, quindi magari una delle motivazioni per cui non potevi fare un true reset era lui. Ora sta di fatto che sei in grado di. E direi che possiamo iniziare, mentre in chat si scambiano consigli culinari. Premere questo tasto sarà anche un sblocca aggiunto. Io finalmente potrò dire qualcosina in più. Ah no, Ora io sono stato pensavo molto fosse uno divertito. sblocca webcam di Giuto, schiaccio questo tasto, No, no, compari e no, sei una no, no. boss fight all'interno della Quello live. dopo, quello dopo. Però sarà un. Ti guiderò un pochino di più. Ok. Ok. Non so quanto questa cosa mi possa preoccupare o meno, vedremo, vedremo. Io Ti andrei. spiegherò tra letteralmente 10 secondi. Ok, contate in chat, vedete se Giuto mente, io sto temporeggiando per farlo mentire, e però adesso partirei. Il tempo è distorto nella Oh no, live. come no, Name of the Fallen Ok. Human? Hai startato. È uno start. Ti Ok. chiedo di non premere done fino a che non te lo dico io. Ok. E Io ti giustamente ha vieto. mentito Giuto, lo sapevamo tutti. Ok. Io ti vieto un solo nome. Frisk. È quello che, a cui stavo pensando in questo momento, perché io lo chiamerei Faizan, sia da blind, sia da non blind, qualsiasi discorso si può fare, ho fatto la run con Faizan, devo continuare a fare la run con Faizan, non ho
intenzione di cambiare nome dal punto di vista della lore, del roleplay, di qualsiasi cosa. Però mi sorgono due domande. Se io ho fatto la run con Faizan, cosa succede se cambio adesso nome? Cioè, questo sembra davvero essere un true reset, perché ti porta proprio all'inizio di tutto, ti fa anche cambiare il nome del personaggio. Bro, Però è questo è strano. un true reset. Questo è proprio un true reset. Però è molto strana come cosa, perché, cioè, questo true reset sembra avere potere sul passato del gioco stesso. Perché noi abbiamo visto che il nome del Fallen Human non è il nome del nostro personaggio, è il nome del primo personaggio. Quindi abbiamo il potere di cambiargli il nome. È potentissima questa cosa, ha delle ripercussioni sulla storia. Io, ripeto, chiamerò il personaggio Faizan di nuovo, ma a livello di sperimentazione, in un mondo ideale dove non ho niente da fare, posso fare un sacco di run, un sacco di test, farei altre run dove chiamerei il personaggio in maniera diversa giusto per vedere cosa succede. Tu mi avevi già anticipato che se dovessi chiamare il personaggio di nome Frisk, il gioco mi dà una chicchetta. All'inizio, mentre si gioca, non lo so. Quindi la seconda domanda che mi viene è co cosa succederebbe se lo chiamassi Frisk, però Allora, mi interessa relativamente poco. La mia scelta sarà di nuovo Faizan. non sceglierai. Ti chiedo, Morta cioè, la anzi, democrazia. esatto, ti propongo, se vuoi, siccome quando premi Dan, lui ti dice, sei sicuro che questo sia il nome che vuoi dare? Se vuoi, puoi un pochino giocare con i nomi da inserire. L'unico che ti vieto è Frisk, ma non ti permetterò di dare ok dopo che ti dirà Dan, cioè dopo che ti chiederà conferma. Ripeti un attimo questa frase che la stanchezza mi ha fatto perdere nel tuo discorso. Cioè, mi impedisci di fare Frisk, poi cos'è che hai detto? Per il resto puoi giocare con i nomi che vuoi. Quindi puoi mettere Sans piuttosto che Papyrus, piuttosto che Toriel, piuttosto che tutti i nomi che ti pare. L'unica cosa, ovviamente, quando premi su Dan, dopo gli dirai no. Cioè, tornerai indietro qui Ah, per cambiare ok. nome. Ah, ok. Quindi gioca un pochino come preferisci. Vedi un pochino quello, se ti dice qualcosa di particolare su alcuni nomi, piuttosto che. No, non credo che ci sia una Palesemente, canzone The particolare Fallen con questo Human nome. on the Divano. Classica storia di Undertale. Ok, allora mi metto. Partiamo dalla nostra cara amica. Ah! Non è proprio semplice scrivere i nomi in questo modo, eh? Quindi io posso schiacciare Dan, poi mi chiederà la conferma. Esatto. Ma no, ma come? I think you should think of your own name, my child. Vabbè, ok, capisco. Ovviamente non ti fa chiamare Toriel. Maledetto. Sarebbe successo anche durante la primissima run? Sì. Ok, quindi metti che uno si vuole chiamare Toriel senza sapere niente, il gioco glielo spoilera così. Capisco. Metti che Toriel vuole giocare il gioco dice no. You cannot. Va bene. No, ancora non credo che sia Ah, un. mannaggia, mi sono dimenticato che devo cancellare tutto. Dov'è la S? Qua. Asriel. Dov'è la L? Ok. Go back.
Spoiler, se scrivi giù te la riscrivi, poi arriva You cannot my caps lock. You cannot my caps. Vabbè. Dov'è? Perché non so leggere l'alfabeto in ordine? I already chose the... Scusami. Già. Sei tu che mi stai parlando? E... Ok, allora... Occio. Devi cancellare. Devi cancellare prima. Ah no, me non posso fare... Volevo scrivere Flowey culo, invece no. Ah, ok. Maledetto. Ok. E... Vuoi provare qualcun altro? Oppure... Però mi sembra di capire che i nomi sono molto corti, non posso fare nomi troppo lunghi. No. Perché avrei provato con Tsundere Plane o Napstablook. No. Non ci stanno. Ok. Proviamo giusto Sans. Nope. E... Ok. Tataru. Ah no, aspetta. Non credo sia quello il gioco. Quindi mi è andata di culo che Faizan fosse lungo abbastanza. Quello che, come ti chiamerai, non è Faizan, come ti dicevo. Ah, azzi. Ma ti darò io il nome. Vabbè, democrazia uccisa. Ok, va bene. Uccisa, assolutamente. Il tuo personaggio si chiamerà Chara. Chara, scritto come? Chara. Ok. Per quale motivo? Chissà. No. No, senza questa H. But that's not me. Said Faizan Noises. Ok. Ok. Prego. Tazza vorrebbe suggerire un nome per un altro risultato buffo, però per non perdere troppo tempo, visto che ci impiego 3 ore a scrivere, poi ti do il permesso di scrivere sia il nome che la risposta, se te la ricordi. Così almeno... Prima voglio capire il nome. Ok, quindi perché... due messaggi separati. Niente, non lo ricordo. Sì, è un nome... Parliamo solamente di nomi sentiti, Tazza. Sto pensando ad altri nomi brevi. È un certo nome... No, per ora no. Ok. Ma Giuto, Giuto lo abbiamo già messo, quindi Tazza non so se c'eri prima. Prego. Ok, e sono estremamente confuso in questo momento. Mm-hmm. The True... senso the true name, scusami. Bello, questa quanto cosa ci sarà ancora in questo gioco da scoprire, ma questo è un nome completamente a caso che se metti ti dà sta cosa o mi son perso robe io? Assolutamente niente. Ma quindi faccio yes o faccio no? Puoi fare assolutamente yes. Ok. Questa cosa è molto poco Chara. Ora è molto chiara. Fai noi poi metti giù, trust me. Niente, questo ha comunque... In realtà ho appena notato una cosa di lore importantissima. Mm-hmm. Il colorito del nostro personaggio è tale e quale a quello dei fiori. Cioè, siamo palesemente Flowey. Assolutamente.
comunque guardate questa faccia che prima non comprendevamo, ma che adesso sappiamo bene essere la faccia della vera malvagità. Che bella espressione. L'odio puro. Detto ciò, noi faremo quella che viene chiamata una genocide run. Ti Ok, sì, avevo fermo un già. secondo. Ok. Salve Matt, ben arrivato. Ciao Matt, buon Fai salve. tutto cagato, sì. In quanto genocide run, ti chiederò, ti guiderò un pochino, perché per fare quello che vogliamo fare, a un certo punto ci saranno dei trigger da rispettare. Ok. Ok? E non è quello che vogliamo fare qualcosa di intended per una prima run, mettiamola così. Potrebbe succedere, potrebbe capitare. Non è scontato che, tuttavia, il gioco per alcune interazioni si tutela. E se sei in blind è difficile che, mettiamola così. Quindi, onde evitare di fallire questo nostro obiettivo, ogni tanto ti chiederò di fermarti e di fare cose o di farti ragionare su cose. Ok, Ok? preferisco la seconda, il ragionare, soprattutto, Certo, cioè finché ovviamente posso dove è arrivarci possibile, io nelle cose lo preferisco esatto, sempre. dove è possibile ti farò ragionare, se dovesse esserci qualche trigger invece molto stronzo, a quel punto sarò un po' Ok. più, ti farò magari ragionare all'inizio, poi non ci perderemo troppo tempo. Ma giusto per avere un'idea di quanto sia complicata questa cosa. La Genocide Run è più complicata da ottenere della True Pacifist, perché bene o male la True Pacifist l'ho fatta 99,99% da solo. Non mi hai praticamente guidato per nulla, l'unica cosa che mi hai detto in maniera diretta è stato torna indietro e ascolta quel fiore, che non so se sia un trigger per cose o semplicemente un messaggio che sento, ma Diciamo tutto il che resto bene o male non è ci più sono arrivato. difficile. Non è più difficile da triggerare, ma è che se sbagli un trigger, perdi quel ramo. Mettiamola così. Ma te ne accorgerai. Voglio solo fare un pochino un preambolo di quello che sarà. Detto ciò, tu mi avevi chiesto all'inizio del gioco se qualcuno, parlando con Flowey, nella prima interazione dove ti lancia i petali, qualcuno li schiva. Cosa succede? No? Potresti provarci. Potrei provarci e potrei anche fallire tantissimo. Conoscendo la mia incapacità totale. Comunque di nuovo buonasera Matt, come stai? Tutto bene? Non so quanto sia vero quel messaggio, Tazza, lascio a Giuto dare il suo parere. Sono nel canale di Pfizer, quindi sono sotto la sua giurisdizione. Sì, ma sai di avere anche parecchia libertà. D'altronde io non la sto leggendo la chat, se scompare qualcuno non me ne accorgerei. Se scomparisse qualcuno, mannaggia l'italiano, sono stanco. Sì, me lo ricordo, Tazza, che tu fin dal primo momento avevi fatto la schivata massima. Gene gnocchi! Oh no! Oddio, che ricordi sta canzoncina? Howdy, I'm Flowey, Flowey the Flower. You are new to the underground, aren't ya? Golly, you must be so confused. Someone ought to teach you how things work around here. In questo momento noi lo stiamo per rovinare a vita, per confermargli la sua idea del mondo cattivo. I guess little old me will have to do. Ready? Here we go. È un peccato che qua non sia come in Katana Zero, dove gli interrompevo tutti i dialoghi e lo picchiavo direttamente. See that heart? That is your soul, the very culmination of your being. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of LV, level of violence. Esatto.
What's Elvis stand for? Why? Love, of course. Bastardo che ci mente. You want some love, don't you? Don't worry, I'll share some with you. Bastardo. Down here, love is shared through little white friendliness pellets. Are you ready? Move around, get as many as you can. Ah, vabbè, ma è facile evitarli. Hey, buddy, you missed them. Let's try again, ok? Is this a joke? Are you brain dead? Run into the bullets. Che faccia? Into the friendliness pellets. Ah, corretto. Eh sì. You know what's going on here, don't you? You just wanted to see me suffer. Oh merda, sei incazzato. Dai. Toriel, è il momento del calcione. Brava. Io non ce la faccio a trattarla male, però. Come faccio a fare sta run? What a terrible creature, torturing such a poor, innocent Yath. Ah, do not be afraid, my child. I am Toriel, caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Non è vero. Come, I will guide you through the catacombs. This way. Non posso picchiarla già ora, però. Così almeno soffro di meno. Pazza. Io in blind. Sai cosa sta succedendo, vero? Volevi vedermi soffrire, Capisco. No, abbiamo azzerato il numero. Uffa, ero arrivato a 921. Le nostre 900 ore. Abbiamo... Le nostre... Vabbè, siamo già a 7. Dai, è facile. Ah, ma qua c'è il cursore in mezzo alle balle. Tazza che non mi ricorda le cose. Anche tu. Molte run si sono bloccate a Toriel Papyrus. Sì, ho intuito il livello di difficoltà quando c'era arrivato. Welcome to your new home, innocent one. Allow me to educate you in the operation of the ruins. Grazie. The ruins are full of puzzles, ancient fusions between the versions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the sight of them. Make progress here, you will need to trigger several switches. Do not worry, I have leveled the ones that you need to flip. Chiaramente la run diventa anche un pochino più veloce sapendo tutto. Chiaro. Splendid, I'm proud of you, little one. Let us move to the next room. As a human living in the underground, monsters may attack you. You will need to be prepared for this situation, however, worry not. The process is simple. When you encounter a monster, you will enter a fight. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Stall for time, I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Secondo te... Do you need some ideas for conversation topic? No, che carina! Well, I often start with a simple how do you do? Adesso ti do la parola, giusto? You could ask them about their favorite books. Jokes can be useful for breaking the ice. Oh, oh, oh. Listen to this one. No. What did the skeleton title his roof with? Shingles. L'avevamo già sentita. Well, I thought it was amusing. Dicevi, giusto? Secondo te, a livello di carattere, come può essere questo Frisk? Cioè, il Frisk che abbiamo giocato noi è stato molto... ha trovato conforto in queste persone, ha trovato amici, li ha aiutati a sfogarsi, ad affrontare problemi. È stato un bambino paradossalmente molto maturo, per quanto giocoso. Secondo te, un bambino che arriverà invece a attaccare, che userà quel pulsante attack, cosa potrebbe pensare in questo momento? Quale potrebbe essere il suo mood?
Secondo me è quel tipo di persona malvagia che si diverte a fare queste cose. La faccia non lo trasmette, ma secondo me sì. Cioè, le cose sono due: o è proprio un pazzo malvagio, malato, che si diverte a far soffrire gli altri, oppure ha paura. Cioè, lui arriva qua, si trova in questa situazione, la prima cosa che pensa di fare è difendersi. Ok, mi piace come You interpretazione. encountered the dummy. Matalo! Bravissimo, non te l'ho voluto dire, ma You chiaramente. won, you earn zero exp and zero gold. Ah! The Ho dummies are sentito not for proprio questo. fighting! They are for talking! We do not want to hurt anybody, do we? In questo momento c'è Frisk che si. C'è Frisk che non è Frisk. Che si gira, la guarda malissimo con gli occhi assatanati. We do not want to hurt anybody, do we? Do we? Come now. There is another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. Guarda quanto è veloce a camminare. Infame. Frog, it attacks you. Vaporizzato. Your love increased. You are next. Fammi passare, maledetta. This is the puzzle, but here, take my hand for a moment. Ah! Hai appena ucciso un Froggit e hai ottenuto esperienza. Esperienza che stava per Execution points. Execution points, ok. Non trasmette un cazzo. No, no, la faccia di Frisk è proprio apatica. Puzzle seem a little too dangerous for now. You have done excellently thus far, my child. However, I have a difficult request to ask of you. I would like you to walk to the end of the room by yourself. Forgive me for this. Greetings, my child. Do not worry, I did not leave you. I was merely behind this pillar the whole time. Thank you for trusting me. However, there was an important reason for this exercise: to test your independence. I must attend to some business, and you must stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have an idea. I will give you a cell phone. If you have a need for anything, just call. Be good, all right? Cos'è il tuo Ritz, tazza? Ah no, ho capito, ho capito. Sempre il solito. Hello, this is Toriel. You have not left the room, have you? There are a few puzzles ahead that I have yet to explain. It would be dangerous to try to solve them yourself. Be good, alright? Tra l'altro, ti faccio notare che qui c'era una rana. Ah, vero, infatti mi stavo chiedendo, e gli NPC con cui parliamo come li ammazziamo? Ecco come. Quella rana che ti parla qui è la rana che hai ucciso poco fa. Eh già. Ahia. Ora prepariamoci a fare la cosa più criminale di sempre, che doveva farci capire quanto questo personaggio fosse malvagio nella scorsa run. Ma è stato bravo a mascherare i suoi veri sentimenti. Say stay quiet, take a piece of candy? Yes. Take a candy? Yes. You took more candy. How disgusting. Another one. You take another piece. You feel like the scum of the earth. Ancora, ancora. You took too much too fast. The candy spills onto the floor. Muahahaha. E via.
il fatto di queste persone, di questi mostri, è stato appena confermato. Un altro. Madonna, ma danno pochissimo, che schifo. Beh, loro sono molto deboli, se ti ricordi. Addirittura tu puoi fargli spare a turno zero a loro. Scalzone. Sono super buoni. Frisk è disgustato da questa cosa. Hello, this is Toriel. For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or butterscotch? Cinnamon. Oh, I see. Thank you very much. Click. This is Toriel. You do not dislike butterscotch, do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your plate? Right, right. I understand. Thank you for being patient, by the way. Mannaggia, questa continua a chiamare. Devo solo fare una strage io. E ancora. Hello. You do not have any allergies, do you? Alle nocciole. Huh? Why am I asking? No reason. No reason at all. Senti, mi hanno appena interrotto tante, tante volte. Tu muori. Maledetto. Mi ha dato completamente il mood di Faisan. Cioè, da questi erano i miei migliori amici, adesso li sta ammazzando con una tranquillità infinita. Ah, ma li schifo tutti quanti. Creature orribili e disgustose. Ah, maledetti. Sarebbe stato molto bello farlo in blind direttamente. Il puzzle. Ma come ti permetti? Bestia orribile. Vieni qua, vieni qua. Tocca uccidere anche sta roccia. Oddio. È pure il molto. Il messaggio è bloccato perché l'avevo messo io tra le parole bannate, Matt. Adesso lo sblocco in realtà. Lui è la genocide, eh? Assolutamente sì. Ah, è resistente. Water partner, who said you could push me around? Hmm? So you're asking me to move over? Okay, just for you, pumpkin. Hmm, you want me to move some more? Alrighty, how's this? Ammazzo! Hmm, that was the wrong direction? Okay, I think I got it. Muoviti. Non è la run giusta per farmi arrabbiare, sappilo. You wanted me to stay there? You're giving me a real workout. Posso ammazzare anche i topi? Tipo, posso avvelenare il formaggio? O meglio, posso mangiare il formaggio? Beh, magari è rimasto lì per tanto tempo, forse no. L'opzione. Tocca uccidere pure il fantasma. Napstab, look, perdonami. Are they gone yet? This ghost keeps saying out loud repeatedly, pretending to sleep. Move it with force. Yes. Here comes Napstab, look. Mazza, tosto. Te lo ricordi, eh? Donna! Ma la OS? È molto carina la sua. Guarda quanto è introverso, depresso lui. La OS di Napstab Look è bellissima, Matt, sono d'accordo. I'm fine, thanks.
Non so come mi abbia come non mi abbia preso, ma va bene così. Sì, anche quella di Muffet è bellissima, tazza. Ma tra l'altro lui non lo possiamo uccidere. In teoria. Cioè lui ci ha detto che ha visto tutti gli altri scomparire perché lui non ha un'anima, lui è già morto, quindi in teoria non dovremmo essere in grado di ammazzarlo davvero. You do know you can't kill ghosts, right? Punto. We are sort of incorporeal and all. I was just lowering my HP because I didn't want to be rude. No, ma come? Sorry, I just made this more awkward. Pretend you beat me. Oh! E hai perso un punto esperienza. No, come? No. Mi ricorda quel webcomic, quella striscia di fumetto che avevo letto, dove c'è il bimbo goblin che arriva a casa e fa: papà, papà, c'è un nuovo avventuriero che deve livellare, vieni! E lui va lì, si mette davanti all'avventuriero, l'avventuriero lo colpisce, lui cade per terra facendo finta di morire con tutti i versi del caso, e poi, mentre è sdraiato, apre un occhio e lo guarda mentre si allontana, contento di aver fatto l'esperienza. Ok. Voglio dare i soldi ai ragni? Come vuoi. Non stai rompendo niente dando soldi. Più che altro ho già dato da mangiare ai ragni e questa cosa mi ha cambiato la mia prima run con Muffet. Se invece non gli do da mangiare, potrei vedere qualcosa di diverso. Sempre che Muffet sopravvive abbastanza a lungo alle nostre botte. Io non gli darei niente. Ok. Ah. Maledetto, pensavo fosse la quarta rana. O scarsetti, mi dicono. Ah, è vero che questo era quello che ballava, si divertiva, non mi attaccava. E vabbè, tocca. Purtroppo però. La la, just be yourself. But I am. Cia cia cia. Oh yes, il nostro love è aumentato. It waves at you. Posso ucciderla? Four frogs. I've only seen a maximum of 3 frogs in this room. This is troubling. No, non sono molto speroso per un umano. It's bad. Really? Then I'll tell all of my friends to tell their friends' friends. Never use yellow names. How about that? Oh! What? Keep yellow names. Come preferisci? Ok, they will still use yellow names. Ah, carina sta cosa. Questa interazione qui. Tornerò per uccidervi, non preoccupatevi. Hello? I just realized that it has been a while since I've cleaned up. I was not expecting to have company so soon. There are probably a lot of things lying about here and there. You can pick them up, but do not carry more than you need. Someday you might see something you really like. You will want to leave room in your pockets for that. Mangiati i ragni, vabbè. Questo era un equipaggiamento.
Ma sì, cosa vuoi che sia ammazzare qualcuno in più? Sexy Wiggle. Più carne fresca, sì. Sei già praticamente a 28 di vita, cioè hai già una vita molto più alta di quella che avevi. Non è abbastanza, ho bisogno di più. Mi serve più amore. Oh no. Il Devour non è contata come uccisione. Ah, peccato. Oh, guarda, possiamo risparmiarlo. È giunto il momento di ucciderlo. Oh no, ucciso da un Vegetoid. Devo solo dargli un po' di speranza. No, che palle! Ah, ok, giusto, quindi... Allora, non andare oltre questa stanza per ora e Ok. ti faccio un pochino ragionare. Tanto tu gira pure, però gira in questa stanza. Cosa? Tu hai detto che vuoi più love, no? Vuoi più... datemi più amore. Ti sta facendo aumentare la vita. Che cosa farebbe un giocatore che appunto vuole questa cosa? In Si metterebbe a farmare. termini di gioco. Sono molto d'accordo. Che bene o male è quello che stiamo facendo noi in realtà, perché stiamo ammazzando un sacco di gente. È quello che faremo noi. Ok. Anche perché voglio arrivare da Toriel bello forte. Ah! Quindi prego. Posso uscire dalla stanza? Puoi uscire, puoi andare su. Ma ci metteremo qui, in questa stanza qui, e farmeremo. Proprio come un giocatore che vuole farmare. Please don't pick on me. È too late. Schiva però. No, no need to skive. Occhio
più che se muori devi fare tutto. Ho rubato un botto di caramelle, non posso morire. Quanto veloce quello. Vabbè, poi la sei proprio andata a cercare, eh? Sì, livello 4. Ho un target di livelli a cui vorrei arrivare, o... Sì, ma non te lo dirò. Ok. Ma no, non è vero. Con quanto sei sopravvissuto, bestia? Livello 12.097, sì. Io punterei ad arrivare al livello 5 prima di andare avanti. Mm-hmm. Perché è un bel numero. Mi piace. Adesso triggerò l'evento unico e arriva Asgore direttamente con il nemico. Eventualmente curati pure con le caramelline e tutto. Eh sì, per il momento siamo più che al sicuro, la madonna. Vabbè, finché mi mette la pulce come nemico possiamo stare belli scialli. Oddio, in realtà, ora che ci penso, potremmo arrivare a casa da Toriel e quella ci ammazza. Perché vede che cosa abbiamo combinato, capisce che siamo un mostro terribile e decide di attaccarci subito. Potrebbe assolutamente, Toriel non è stupida. Cioè, non ci ha pensato due volte a lanciare via Flawi, nonostante sia il figlio, in realtà. Non penso lei lo sappia, però... Oh no! Maischi prende più danni che... È stato un impulso di quelli vecchi nel voler parlare con la gente invece di ucciderla appena li vedi. You monster! Non siamo a livello 5, che palle. Guardalo come balla. Non penseresti mai che si tratta di una macchina omicida. No, non te lo dico ancora.
Altro, cioè, le statistiche qua, ha senso guardarle. Livello 4, HP, Exp, ah, Next, ok. Chiaro. Difesa 0 su 3, attacco 6 su 0. Che senso? E zero è il bonus che ti dà l'equipaggiamento. Ah, ok. Dai. Come, scusa? Abbiamo fatto una strage? Cambiata completamente la musica? Ma prima di andare avanti voglio provare a vedere cosa succede se mi muovo qua. Nobody came. Oh! Siamo dei mostri. Quindi nelle ruins non c'è più nessuno. Siamo dei mostri. Finalmente. Sì. Ora sì che si ragiona. Questa città non ha idea di cosa sta per arrivare. Forse neanche tu. Forse neanche tu. Oh dear, that took longer than I thought it would. How did you get here, my child? Are you hurt? Me, no. But them. There, I will heal you. I should not have left you alone for so long. It was irresponsible to try to surprise you like this. Well, I suppose I cannot hide it any longer. Come, small one. Ciao Deb. Oddio, Deb, sei arrivato in un momento abbastanza terribile. Hai letto? No, no, ortaggio. Aspetta. Determination. Ruins home. Determination, secco. Non c'è una. Non c'è nulla. Determination. Ok. Fine. Il gioco ha capito che siamo dei mostri. Do you smell that? Surprise! It is a butterscotch cinnamon pie. I thought we might celebrate your arrival. I want you to have a nice time living here, so I will hold off on snail pie for tonight. Here, I have another surprise for you. Tocca ucciderla. This is it. Non mi toccare. Bestia. A room of your own. I hope you like it. Non mi toccare, bestia. Operatoria. Lo so, non dirmelo, però devo convincermi. Is something burning? Make yourself at home. Possiamo andare a buttarla nel camino direttamente? Ma scusami. semplificherebbe il tutto! Prima di andare a letto interagisci un pochino in giro. Adesso non sto a rileggere tutto ad alta voce perché sono cose che bene o male abbiamo già letto. Se vedo qualcosa di Chiaro. interessante poi magari interagisco. Ma sono davanti al libro, non al Bucket of Snail. Scusami, gioco, che Sei hitbox hai? completamente. She was feeling lonely. The most tsundere of plants. It's me, Chara, a criminal. Mi fermo. È difficile notarlo, ma in blind, e pensa alla forza di questa cosa, questo specchio ti diceva It's you e basta. Perché chiaramente, Ah, pensaci bene a quello che stai leggendo lì. it's me, Chara. Aspetta. Questo è il narratore che parla.
senso del narratore. Nel senso, la voce è sempre stata in terza persona, non in prima persona. Mi viene da pensare, visto quello che è uscito fuori scritto, che Chara è il vero nome del primo bambino. Cioè, tu, giocatore, puoi dare un nome al primo bambino che è caduto, senza sapere che si tratta di quello, ma il vero nome è Chara, e di conseguenza, se usi quel nome, lui ti sta parlando adesso e ti sta dicendo sono io. Spezzo il ragionamento perché questo dialogo sarebbe apparso anche se tu ti fossi chiamato Faisan. Avrebbe Ok, detto Faisan. ah, it's me, Faisal. Quindi semplicemente Però ha cambiato consapevolezza? narrativamente stai parlando in prima persona e ok, per quanto strano che sia. Ma pensaci un po'. Cosa diceva quando sei tornato qui alla fine di tutta la blind? E Lo specchio? l'abbiamo anche commentato, sì. Diceva, Oddio, non ricordo, è passato un po' di tempo. più o meno lo stesso dialogo, It's me. Frisk. Ok. Non aggiungerò altro, mi fermo qui. No, no, Tutto il ok, resto però è tutto da adesso scrivere. penso a quello che hai detto. Soprattutto al fatto che lui lo diceva It's me, Frisk. Praticamente nella prima run che faccio io inizio e dice sei tu. Poi scopri che il nome Perché del personaggio in realtà è Frisk. E lui, quindi lui dice sono io Frisk. In questo momento noi non stiamo giocando Frisk, noi stiamo giocando il personaggio, vero? Abbiamo resettato tutto quanto e siamo il primo umano caduto. No, non ha senso, perché Toriel non sarebbe qui. Perché fin da subito lui, cioè se non è legato al nome che mi ha fatto scegliere, ma avrebbe detto la stessa cosa per Faizan, perché sta dicendo fin da subito realizza di essere se stesso? Quanto ha secondo te ancora da darti questo gioco? Secondo me è tanto, cioè ne parlavamo la scorsa volta, non sembra il gioco alla Telltale dove la scelta ti cambia pochissimo. Considerando che abbiamo fatto solo un lato, diciamo metà del gioco, non mi aspetto che il lato speculare sia semplicemente cambiano le scelte e ti faccio la stessa cosa, opposta. Potrebbe esserci parecchio, così come potrebbe essere che in realtà io sto facendo questo, cioè ho fatto quel finale lì, ora faccio questo e sblocco un true gameplay, cioè un vero, vero gioco. Nascosto, sto pensando in stile Inscription, dove tu pensi di essere alla fine, poi ti sblocca il mondo di cose e cambia tutto. Potrebbe essere assolutamente un qualcosa di questo tipo. Prego. Però al momento faccio molta fatica a inquadrare questo It's me, Chara. Non capisco perché lui in questo momento adesso ha la consapevolezza di dire sono io questo giocatore qui. Assolutamente, è correttissimo che tu faccia fatica a inquadrarlo. Da persona che ti sta accompagnando, ci tengo a fartelo, a sottolinearti No, perché no, può hai fatto bene, passare in hai fatto sordina. bene. Hai fatto bene Mi anche piace l'idea della perché, cucina. sì, è passato tempo dalla scorsa volta, di conseguenza cose che magari avrei anche pensato da solo, non me le ricordo, perché è passato tempo la cosa dello specchio che cambiava e diceva sono io Frisk, me lo sono dimenticato. Ma scusami! Cioè, io sto facendo il possibile per ruolarlo come un pezzo di merda, ma lui è davvero un pezzo di merda! Ma mi fai paura, bimbo! Where are the knives? Dio mio! Quello Salve era Taskmaster, un. ben arrivato, ben giunto tra noi. Beh, Benvenuto. Non solo. benvenuto. È molto inquietante. Pure in rosso, malvagio. È il rosso
Ma pensaci un pochino, è anche il discorso diretto. Ah, giusto, perché l'asterisco è per il discorso diretto, vero? Anche come frase proprio. È quello che sta Ah, no. dicendo, barra pensando, cioè è tutto narrato. Sì. Cioè, Questa questo è è lui che sta personale del vivendo. personaggio. Si capisce che è lui che lo pensa, non è il narratore, che ha avuto un raptus di follia. Sono qua i coltelli, caro mio. Bimbo lampada. No, maledetta Toriel. Prego. No, è vero che qua si mette a fare il dialogo lunghissimo sui libri. Tocca buttarsi di sotto. Che succede se vado senza dormire? Certo, non mi prendo la torta, ma poco importa, stiamo facendo strage di qualsiasi cosa, quindi abbiamo soldi per comprare di tutto e di più poi. Cioè, oddio, potremmo ammazzare anche i negozianti, quindi potremmo non avere shop disponibili, però. Allora, Sperimenta pure. io ho detto che voglio andare, voglio scappare. Maledetta. Immagino Task tu sia un conoscitore di Undertale. Toriel dice no. Questo rimane come in blind. Ti evito tutte le interazioni. Sì, no, il mio obiettivo per il momento è andare dritto verso l'uscita. E te lo impedirà sempre, come faceva in blind. Ma che intendi con conoscitore? Fan che conosce bene o male quello che si può fare? Per spiegarti un pochino, io conosco bene il gioco, mentre Faisan che sta giocando è in blind, abbiamo appena finito la True Pacifist e ha appena iniziato quella che gli ho detto chiamarsi Genocide. Ah, ah. Dove è andata? Beh, è andata giù. È Ma non doveva uscita, sì. tipo mettere il lucchetto? O ricordo male. Il lucchetto è nella casa di Asgore. Ah, è nella casa di Asgore, giusto, giusto. Ah beh, sì, tranquilla. Adesso questa cosa farà malissimo, lo sappiamo tutti, ma tocca. Ma io sono diverso, sarò io a ucciderli tutti, tra cui Asgore. Cioè, tra l'altro, ripensare al fatto che lei nomina Asgore in rosso, considerando che è il suo marito. Che male che fa. Non ci vado nella mia E anche stanza. lo sguardo. Lo sguardo però è meno potente della scritta rossa, perché lo sguardo è delusione, e lo sai che lei era delusa. Ma beccare proprio il nome del marito in rosso è forte. Ti fermo un pochino per andare avanti col dialogo. Ok. Siamo davanti a Toriel. Questa volta con un obiettivo ben diverso. Questa volta sì, l'obiettivo è Secondo te? picchiarla. Secondo me cambia parecchio, perché la scorsa volta abbiamo provato a non farle del male, non volevamo ferirla, ci ha costretto lei e poi vabbè è successo quel che è successo. Se qua invece siamo noi a picchiarla fin da subito, potrebbe cambiare, potrebbe arrabbiarsi, potrebbe capire che noi siamo una persona malvagia e avere un output completamente diverso. E sappiamo che Toriel è forte. Eh sì. Nah, I'd win. Esattamente sì. È un anime, Task. E allora tocca picchiarla. Ok, You are non just scippare like the troppo, eh. others. There is only one solution to this. Prove yourself. Prove to me you're strong enough to survive. Ma il mio obiettivo non è sopravvivere. Il mio obiettivo è molto di Vai più. piano. Toriel blocks the way. La Madonna! Scusami! No, 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 scusami, cioè, non volevo fare, cioè sì, volevo, ma non volevo così tanto.
Quanto cazzo siamo forti noi? Cioè, conoscendo la forza mostri. di Thorir, l'abbiamo shottata con un colpo. Faremo lo stesso anche ad Asgore. Arriviamo a... Beh, in realtà immagino che va in Berserk per la morte di Toriel, però porca troia. I mostri sono indifesi, più sei in grado di fargli danno. Ah. Oddio. Mentre quello che hai giocato tempo fa era un bambino spaventato che stava seguendo le sue regole. Questo è un bambino spietato che Oddio. probabilmente ha sfruttato questa cosa. Eh sì, lei non. Cioè, lei ci ha detto di colpirla, ma ci considera comunque un bambino. Non pensava di essere in pericolo. Esatto, Madonna. lei non stava facendo comunque sul serio e infatti ha lo sguardo spalancato e ti sta chiedendo Se la odio quello che davvero ti sta così chiedendo. tanto. E io giocatore, assolutamente no, Toriel. Mi sta spiacendo tantissimo farlo. È la bestia di Satana che sto giocando, però sì. Now I see who I was protecting by keeping you here. Oh no, ha realizzato. Not you, but them. Allora, a mia discolpa, Toriel, ho anche provato a dirtelo in modi diversi, ma non mi volevi ascoltare. Oh, sta piangendo. No, no, vai, vai su, vai su, vai a pigliare quel cuore. Ma sei stronzo. E niente. Questa cosa ha fatto male. Cioè, io mi aspettavo che avrebbe fatto male uccidere Toriel, ma non così tanto. Ma se Sì, uno. poco buono, non Ma se uno sapeva fa nulla di così in quello che ci blind sapeva. prima run. Cioè, che roba terribile. L'unico, il requisito perché vada così è che tu veda quel messaggio del But Nobody Came. Ah, ok. Ok, dobbiamo E essere proprio uccidere così cattivissimi. tanti nemici all'inizio è. Non è naturale, diciamo, il giocatore inizia la Sì, run, de devi vuole per andare avanti, vuole forza. Beh, vedere, quindi. oddio, naturale, non tantissimo. Cioè, può capitare se entri. Cioè, se sei blind, entri nell'ottica di ho appena iniziato un gioco, voglio livellare. Non voglio andare avanti con il livello normale, voglio fermarmi un attimo a livellare così ottengo un po' di risorse. Quindi non è proprio non naturale. Non è naturale nel momento in cui pensi di sto giocando Undertale, che è diverso come gioco, ma se fosse un banalissimo RPG, molta gente nel primo dungeon si mette a farmare parecchi nemici base, giusto per aumentare un pochino i livelli. Assolutamente un altro prompt, diciamo, per evitare questa cosa al giocatore blind è che la frequenza dei combattimenti diminuisce gradualmente, anche a rispettare il fatto che non ci sia più nessuno nelle ruins. Quindi, essendo i combattimenti meno frequenti, magari il giocatore a un certo punto dice vado Sì, si avanti. Diciamo che stufa. è difficile che succeda. Potrebbe Ok, succedere, ma è ok. difficile. Ora hai davanti a te Flowey. Sì, E sì, che... abbiamo letto i libri a Snowdin Task, Esatto, sono quelli stavo che per rispondere a parlavano quello. appunto. Ok. E sì, li avevamo letti i libri a Snowdin Town, ma non mi ricordo a memoria cosa dicevano, però erano abbastanza interessanti da quello che ricordo. Poi li rileggeremo quando ci arriveremo. E Flowey non compariva qui nella scorsa run, giusto? No, compariva. Era Compariva. lui che infatti ti aveva dato l'int di resettare. Ma qui? Non dopo nel cespuglio. È letteralmente sulla mappa dopo il cespuglio. Compariva lì. Non compariva qui. No, 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 qua. Ah, ok, non la ricordavo male. Sì, dopo tranquillo, Taskmaster, appena ci arriviamo li rileggiamo. È che purtroppo ho letto così tanti libri. Gli unici libri che mi ricordo sono quelli a casa di Alphys, con i fatti di storia non proprio veri.
Quelli nella libreria di Snowdin li avevamo letti però a inizio run, quindi è passato tantissimo tempo, Sono non mi quello che ti ricordo dicevo proprio. di importante, c'è cioè quello che dicevo prima, ovvero che i mostri sono fatti di emozioni e quindi tendono anche ad Ah, abbassare la guardia e sono più vulnerabili. ok. Ora rammento già di più. Vabbè, andiamo a picchiare Flowey. Prego. Ah, you are not really human, are you? No, you are empty inside, just like me. In fact, you are Chara, right? Ok. Pensaci per bene. You are still inseparable after all these years. Buona serata, Taskmaster. Si fa tutto per la loro, assolutamente sì. Grazie mille per essere passato e buona serata. E allora, io sto pensando a quello che avevamo visto nella prima run sui discorsi di Alphys nel laboratorio quello segreto. E cioè che c'era un Vessel, ma il Vessel in teoria era il fiore. Però parlava anche di un Vessel che non aveva funzionato. Che Chara possa essere il vessel che non funzionava, che non è stato in grado di assorbire le anime, e poi invece è passata al fiore perché il fiore è stato in grado di farlo. Però lui dice: siamo sempre inseparabili dopo tutti questi anni, considerando che Flowey Allora. è Azriel, che Chara in realtà sia davvero il nome del primo bambino caduto? Anche questo è un dialogo che non è dipendente dal fatto che tu ti chiami Chiara. Ah, ok. Ti dirò io eventualmente se c'è qualcosa che dipende dal nome Chiara. Ah, ok. E allora. Sta cosa davvero mi sta distruggendo il cervello. Mannaggia. Lui chi sta vedendo ora? Chi sta riconoscendo? Siamo comunque inseparabili dopo tutti questi anni. Sei un vascello vuoto. Mi raccomando, quello che dici, Task. Sì, io non. Cioè, leggo con un po' di ritardo la chat, così ti lascio il tempo di gestire i messaggi. Siamo Ok. inseparabili dopo tutti questi anni, ma. Cioè, lui non si ricorda di quello che abbiamo fatto noi nella scorsa run, perché gli abbiamo cancellato la memoria. Quindi a cosa si riferisce? A meno che Faisan era il primo bambino, Faisan è morto, in questo caso Chara, però preferisco chiamarlo Faisan, è morto, Azriel l'ha portato su, poi è tornato giù, è morto anche lui per via delle ferite, la sua anima è stata assorbita dai fiori. Lui ci riconosce, ci chiama per nome e. Cioè, col cambio di nome è un po' confusionario, però se la penso nell'ottica di Faisan invece che Chara, allora mi viene da pensare che lui riconosce il primo bambino caduto. Cioè, lui è Azriel in questo momento, Interessante. ci guarda e dice: ah, sei il primo bambino caduto. E lui prima si è guardato allo specchio e ha detto: io sono il primo bambino caduto. Sono Chara, sono Faisan. E alla fine della scorsa run lui ci ha comunque chiamato Faisan di nuovo. Noi non siamo Frisk, quindi non siamo mai stati Frisk? È stata una menzogna? Mm.
Ne riparleremo. Non riesco a collegare, cioè non capisco se noi... Non Ci capisco chi sta. siamo. Ci sta, tu Perché ci sei stanno un dando certo uomo. cose molto contraddicenti, contraddittorie, come legge l'italiano. Stai iniziando un gioco e chiaramente ti stai mettendo gli interrogativi, è naturale, no? È una prima run, mi ha fatto un true reset, è normale. Listen, I have a plan to become all powerful, even more powerful than you and your stolen soul. Scusami? A chi abbiamo rubato l'anima? Let's destroy everything in this wretched world. Everyone, everything in these worthless memories. In che senso in queste memorie? Scusami? Let's turn them all to dust. Scusami. It's a wonderful idea. Excuse fucking moi. Manuto il caduto. Si inizia. No? Ma quindi nella scorsa run Frisk è quello a cui abbiamo rubato l'anima ed è sempre stato Faisan all along? Ti consiglio di non concentrarti tantissimo ora su questa cosa qua. Tienile a mente, ragionaci, ma non intasarti, ecco, non intopparti. Yay, che bello! Ma non Veramente. tornano le cose che mi stanno dicendo. Che cazzo è stato? Assolutamente, assolutamente. Ah, ma adesso ci sarà la boss fight della vita? Eccolo. Faceva tutto questo rumore la scorsa volta? Human, don't you know Fermo, how to non build andare. a new pal? Ok. Ah, ok, no, perdonami, errore mio. Ti dico questa chicchettina. Nel caso in cui tu avessi fatto un non true reset, ma reset, lui ti avrebbe detto: Don't you know how to greet a old pal? Ah, ok. Però True Reset invece True reset, true reset. si è dimenticato Prego. appunto tutto. Sans gioca Palworld. Turn around and shake my hand. No, la scoreggia. The old whoopee cushion in the entry. It's always funny. Per come mi sta trattando, mi fa pensare che lui ha già avuto il dialogo con Toriel. Toriel gli ha già chiesto di difendere l'umano. Assolutamente, That's your potrà. cue to love, laugh, or to emote at all? Questo però è inedito. Milady, you really know how to pick him, huh? Questo è Cosa? inedito. Sì, infatti stavo leggendo questa cosa dell'emote che non mi tornava e anche questa cosa. Sono le battute di Toriel? No, è che hai un'espressione molto più neutra, molto più. Ah, ok. Direi molto più cattiva. L'espressione non è che sia cambiata tantissimo se guardi in faccia su Strunz. Sono d'accordo. È solo. Cioè. Non gli è cambiata l'espressione, è solo sporco un po' di più di sangue. Ok, that's Non fine. sanguinano i mostri, Everyone's diventano. got their own sense of humor. I'm Sans the Skeletor. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. Hai ragione, non sono sporco di sangue, ho solo un po' di polvere addosso. But you know,
I don't really care about capturing anybody. Now my brother, Papyrus, he's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Classic Papyrus. Quick, behind that conveniently shaped... cosa? Stiamo per fare una strage. Ok, I guess you don't have to. Sans, have you found a human yet? Yeah. Really? Wowie. Guess that's settled. Questo è scemo. That worked out, huh? Ah, pensavo mi stessero guardando, aspettando il dialogo. Are you just gonna stare at me, or... In realtà vorrei attaccarti, però... Well, I'll be straightforward with you. My brother would really like to see a human. So, you know, it would really help me out if you kept pretending to be one. Pretending to be... Cosa? Cioè, me l'avessi detto un mostro normale, avrei detto ok. Ma che me lo dice lui? Noi non siamo umani? Siamo quindi il vascello vuoto, quello di Alphys? Che cazzo? Benvenuto. Esatto, come ti dice Deb. La musica? A 16 left sono le persone vive che devo far fuori in questa zona? Ho i brividi di paura. Cioè, questo qui è un gioco horror dove tu sei il mostro. No, abbiamo bisogno di chiamarlo, dobbiamo ucciderlo. Prego, puoi tornare indietro. Ti faccio notare, mentre torno indietro. Un attimo, ok, stavo morendo. Che qui era partito un... era partita una telefonata verso quel numero. No, non verso quel numero, era partita una telefonata in generale, che questa volta non è partita. Era qualcuno che cercava un certo G. Ok. Beh, capito che non era lui e ha messo giù. No, non ha fatto Deltarune, Vipra. But no. Lo avrei ucciso se avesse fatto Deltarune prima. In realtà, Giuto, dovrei dirti una cosa. So, Sans, when's the human showing up? I want to look my Sunday best. Or at least my Tuesday pretty good. Don't you only have one outfit? Yeah, but I could style my hair. Oh, right. Good idea. Say, why don't you look over there? Sans, oh my god! I'm dizzy. What am I looking at? Behold! A rock. Oh my god! Why are you telling me to look at that rock? Hey, what's that in front of the rock? Oh my god! I have no idea what that is! Well, it's not a rock. Not a rock? Oh no! By process of elimination? That means it's a human! Vabbè, chiaro, perché o sei un umano o sei una roccia. I'm a human! Prepare yourself for high jinks, for low jinks, dangers, puzzles, scapers, japers, being captured, and other sorts of fun activities. Refreshments will be provided if you dare. Molto bella quella battuta, tazza. And you don't even bat an eye, huh? Sans molto perspicace. Sans sta capendo molto in fretta. Perché non c'è nessuno?
Devi premere Z. Ah! I guanti, devi premere più volte Z. Spammalo proprio. Sì. Esatto. E ti faccio notare, chiaramente hai visto, che è cambiato completamente il dialogo. Sì. E comunque non ti stanno riconoscendo come umano. E di nuovo c'è la questione che se fosse stato chiunque altro l'avrei capito, nel senso di ah sì, esatto. Sono non sanno che sono umano perché non mi vedono, cioè non sanno come sono fatti gli umani, ma Sans esatto. Dovrebbe saperlo, quindi sta realizzando che noi non siamo veramente umani. Ricordi per me? Sì. Ma quindi cosa siamo noi se non siamo umani? Nel dialogo della Blind era loro vedevano è un umano? E si allargava la visuale, diceva no, quella è una roccia, guarda cosa c'è in fronte alla roccia, un umano. Poi invece proprio lui inizia e dice che cosa sto guardando, Papyrus? Che cosa sto vedendo? Sì, ma infatti mi ricordo che c'era la gag dove non ci vedevano a noi, pensavano alla roccia e ci ignoravano platealmente. Qua invece sono fermati subito su... Dov'è il cane? Appariva da sotto. Ah, ok. Did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. Hey, I can't stop shivering all of a sudden. Who's there? I brividi. Ce li aveva anche in... No. Nella prima run? No. Siamo cattivissimi. Madonna. Don't move an inch. Grazie che mi dai il suggerimento. Peccato che ora ci schiatti malissimo. Mamma mia. Siamo dei mostri. I biscottini? Ah! Top threats. Ah, che brutto servizio. Uno suona e non arriva nessuno a rispondere. 0 su 10. Fermati. Ben alto. Posso bruciare il pupazzo di neve? Hello, I am a snowman. I cannot move. Traveler, if you could... You got the snowman piece. No, ha perso. Non l'hai fatto neanche finire di parlare. Oh me, oh my, what are you doing? Soon there won't be any of me left. You got the... Stop, please. Io non ho parole nei confronti della cattiveria umana. Guarda, di sicuro sei stronzo, poco ma certo. Siamo api o siamo mosche? Basta tresche, basta cosche. Bellissimo! You're so lazy, you were napping all night. I think that's called sleeping. Excuses, excuses! Oh, the human arrives. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. For you see, this is the invisible... you must be having culture shock. You see, where I come from, it's a loving tradition. Mi fa molta paura che sta facendo un sacco il personaggio e io non sto facendo cose. Cioè, questo sta prendendo l'iniziativa. Cioè, io non ho la sensazione di giocarlo, ho la sensazione che è lui che sta giocando me per poter giocare. È spaventosissima sta cosa. You see, where I come from, it's a loving tradition to suffer through horrible puzzles for no reason. So, just walk back there and... Sì. Why couldn't we get a human that likes puzzles? Could make my brother happy if you played along.
stiamo facendo incazzare Sansa a livelli incredibili. Dio mio. Ah sì, questi sono i due tizi. Tra l'altro mi fa smattare che le scritte lì sono invertiti, i colori con i nomi dei colori, anche perché loro sono cani e quindi sono daltonici. Forse potrebbe essere voluto. Human, I hope you are ready for... Sans, where's the puzzle? It's right there, on the ground. Trust me, there's no way they'll skip this one. Sans, that did nothing. Whoops! Knew I should have put down Junior Jumble instead. What? Junior Jumble? Finally, something we can both agree on. E se ne va. Guess you don't like word searches, huh? Me neither. I'm more of a funny pages kind of guy. Sì, sono i nemici che devo uccidere. Ciao. Tocca farmare. Puoi salvare? Qui non ci sono nemici. Ah, maledetti! Madonna, quanto è potente sto guanto! Ma come? Ma siamo dei mostri. Ma noi non abbiamo attivato il pulsante, non era neanche attivo. Bravissimo, non era neanche attivo. Cosa cazzo sta succedendo qua? Eccoli loro due, bellissimi. Tocca uccidere pure loro. What's that smell? Where's that smell? If you are a smell, identify your smell. Io torno subito nel frattempo che fai qui, che vado a fare pipì. Arrivo. Here's that weird smell. Makes me want to eliminate. Eliminate you. Mi spiace, ma... No. Fight. Ci vediamo prima a Dogami. Don't actually... Take my wife's please. Don't actually. Aia. Aia. Mi sono completamente dimenticato come si facesse. Let's kick human tail. Do humans have tails? Cosa succede ora che ne ammazzo uno? Misery awaits you! Oh no, sei incazzata! Oh, quanto veloce! Ok, ok. The Dogaressa is on the warpath! Oh no, cosa abbiamo fatto? 68, è il cioppio in half! Oh merda! Oh merda! Merda! Sono male. Sei incazzata tantissimo! Vabbè, questo è perfettissimo! E niente, siamo delle bestie schifose. Anche questo non è attivo. Eppure questo... E la cosa è brutta, la cosa è molto brutta. Oh, carino, tazza. Molto interessante come cosa. Dai, gioco, non...
Ormai hai capito che voglio uccidere tutti. Spammameli in faccia così li massacro. Non farmi perdere tempo. Se no, poi tocca uccidere pure te. Potrebbe essere considerato una stanza puzzle, quindi non farti avere in conto. Capisco. Hey, it's the human. You're gonna love this puzzle. It was made by the great. Are you serious? Sans, help! They keep walking through my puzzles! They're supposed to let me explain them, then threaten and baffle them with dangerous japes. Well, maybe they don't like japes. Everyone likes japes. What about Undyne? Doesn't she hate puzzles? She hates puzzles, but she loves japes. That makes sense. Human, what do you think? Puzzles or japes? Okay, this is normally the part where you either agree or disagree. And depending on your answer, we say something great in response. Here, why don't you do this puzzle yourself? Oh, si è offeso tantissimo. Si è offeso e ti ha lasciato le istruzioni a terra. It's illegible chicken scratch. Tra l'altro, guarda bene la macchina. The machine is working. Ma questo è il vecchio Metaton. Sì, è la vecchia versione di Metaton. Difatti questo puzzle è quello che puoi utilizzare anche lui. Sì, sì, sì. Hey, puzzles might be fun if you tried them. Mancano 13. Uff. Qua doveva esserci la scultura del cane, ma è solo una pile of mushy snow. On the floor inside is a box of pomeraisins. Stanno tipo scappando, si stanno nascondendo. Quelli che dovrebbero essere in giro. Vai pure avanti. No! Scendi giù. No! Giù. Ah. What's up? Ok, puoi farmare se vuoi. È vero che qua c'era... Oh, 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 go ahead and laugh. Beh, un po' esagerato. You won. Quanto forte, Pyrus? Are you lost? Hey, Sans. Eh sì, Sans. Puoi anche andare un pochino a sinistra a controllare. Chissà se questa porta si... Madonna, la musica! La musica alla Tunic ogni volta che entro in sta stanza, che male. It's a fucking door. Sembra tanto una delle porte delle miniere, in realtà. Potrebbe essere un collegamento. Ok, dove preferisci puoi farmare. S-
Sarebbe figo. Oh, ma lì c'è una casetta. Non l'avevo mai vista. Sarebbe molto figo prendere la. C'è sempre stata una casetta lì. What the fuck? Fucking fuck? Scusami, cazzo è quella casetta? Chi è quella persona? No, la casetta lì dietro. Qualcuno aveva una casetta e stava girando lì, no? Ma non c'era la scorsa volta la casetta laggiù. Sei, are you following me? Scusami, ma che sfiga! Ma proprio lui devo affrontare. Oh. Vabbè, sono scemo. Cosa ti intriga di questa casetta? Quella Cioè, là di questa fuori, casetta, di dici? questo. No, di questa zona qua che ci stai rientrando. Questa cosa sicuramente si può aprire. Ora non credo che sia come nella scorsa run, semplice scherzo da parte di Toby Fox del ah, c'è una porta che non si apre, provi con la chiave. Ah, si apre, ma no, non si apre. Ci deve essere qualcosa di importante e Sansa sta qua. Sansa sta andando in questa direzione. Secondo me vuole andare in questa porta. Ma è troppo intelligente, sa che lo stiamo in qualche modo seguendo e quindi non va oltre. La casetta. Dici letto, palle. No! Lui più di così non sta andando avanti. Allora, secondo me ci deve essere un modo per poter farmare in fretta. Non avrebbe senso. Cioè, capisco il ti metto il muro per impedire di farlo in blind finché non capisci che va fatto, ma appena lo capisci ci deve essere un modo per poterlo fare velocemente, se no sarebbe molto tedioso.
In realtà non ti nasconderò che è una cosa un pochino meccanicosa. Cioè, non che ci sia una meccanica, è proprio una roba da farmare, da cercare gente da uccidere. Quello che puoi fare, che se non mi ricordo male viene utilizzato per semplificare questa cosa, è tenere premuti su e giù insieme. Ah, Questa carino. roba qua ti considera il doppio passo e quindi dovrebbe velocizzare l'encounter. Sì, si fa anche venire le crisi epilettiche, però vabbè, questa è una Assolutamente. controindicazione. Il problema a livello di gameplay di Snowdin è che hai encounter principalmente con un solo nemico. Vero. Ma sei stronzo! La cursed walk, esatto, Deb. La cursed walk. Ho già provato a chiamare Toriel, non risponde. Magari risponde qualcun Non lo altro, mai. però. But nobody came. Come mai cosa ha aggiunto? No, dico, come mai non risponde Toriel? Perché l'abbiamo uccisa, tipo? Eh sì, era ironico. Non fare quest'ironia, non mi piace, non è bella. Non si fa ironia su Toriel. Guardalo. Questo è il vero stato naturale del nostro personaggio, non è umano, è uno spirito incazzatissimo. Non riesce neanche a stare fermo nel proprio corpo. È terribile Io da nel vedere. frattempo ti dico che avevo lasciato aperto Fear and Hunger perché non avevo un salvataggio, quindi l'ho lasciato aperto nel frattempo che eravamo qui in live. Ho appena riguardato Fear and Hunger e sono morto. Non so da cosa, non so perché, ero in zona safe, sono morto. Interessante. Fame, magari. Ero nel menu, quindi tecnicamente non dovevo andare avanti. Chissà cosa è successo. Figa questa cosa. Molto figa. Ho paura. Esatto, non ha detto there's no response, ma proprio non è. È arrivata Charan ad uccidertelo. Mi sa di sì, Deb. La vedi questa faccia? Palesemente è stato lui a voler uccidere il tuo personaggio. Infatti era una cosa che mi ero Accadde. chiesto, Giuto. Che ti avevo visto che eri su Fear and Hunger e stavo dicendo, io tra poco dovrei avviare la live. Fear and Hunger non è proprio quel gioco semplice dove dici, ah, adesso stacco e salvo, quindi come fa? Io te lo lascio lì, poi dopo lo riprendo post live. Fear and Hunger. Però mi avevi detto che avevi trovato un punto di salvataggio safe, quindi non Sì, dovresti aver perso troppa non. roba. Spero. No, tecnicamente no. Ok. Quanta rabbia rinchiusa in un corpo così piccolo. Più palestra di un guardalo lì, c'erano dei polpacci che sono infiniti a fare sta roba qua. Lui di certo non skippa il leg day. Lui è il leg day. Sono curioso di sapere cosa mi dirà Sans nel momento in cui uccido tutti, se cambia il suo dialogo, se ha qualcosa da dire. Ma soprattutto perché è qui? Cosa sta cercando di fare? Secondo me vuole andare in quella stanza con la porta. Ma perché? Per comunicare con qualcuno? Con chi? Ricordiamoci Chissà. che Sans sa un botto di cose.
Buonanotte, Deb. Noi ci pensiamo a far fuori più gente possibile mentre tu fai la buona nanna. Buonanotte, Deb. O muori nel leg day o vivi abbastanza lungo da diventare tu stesso il leg day. Ma sembra che stia ruotando in realtà. È tipo fermo al centro e sta ruotando così a velocità folle. È bellissimo. È la pala di un elicottero. Oh mio Dio. Ho visto solo il primo, Tazza. A proposito di film, tra poco esce, credo fine febbraio, intorno al 28 circa, esce Dune 2. Quindi mi sto già organizzando con i miei amici, alcuni colleghi al lavoro per andare a vederlo. E tra l'altro stanno rifacendo vedere, sempre nello stesso periodo, Dune 1, che vorrei vedere al cinema visto che non l'ho mai visto al cinema. Neanche io l'ho mai visto, sai? Allora, devo dire, Dune 1 l'ho visto in aereo e mi è dispiaciuto parecchio, perché a livello proprio artistico, sia di regia che di sound design, è bellissimo. È proprio un'esperienza fantastica e voglio assolutamente vederlo al cinema, perché è proprio quel tipo di film che visto col Dolby Surround o il Dolby Atmos è qualcosa di fenomenale. Sono curioso di recuperare in realtà anche porca vacca, come si chiama? Un lapsus incredibile quello che è uscito insieme a Barbie Ah, stesso Oppenheimer. periodo. Oppenheimer, esatto. È quello veramente bello, a me è piaciuto molto come film. E anche quello, ho voluto vederlo col Dolby e tutto. Consiglio tantissimo di vederlo col Dolby. È un film potente dal punto di vista dell'audio. Merita assolutamente il Dolby. Tu hai visto i film di Spider-Man, hai detto Faison? I film di Spider-Man non. Cioè, ho visto Quindi di il. Miles Morales? Quelli di Miles Morales, no. Ho visto solamente il primo e il secondo. Cioè, quelli col primo attore. Quelli col secondo attore, ma non sono sicuro di aver visti tutti. Quelli col terzo attore, solo il primo. E quelli di Non ho Miles capito dove Morales, cazzo una no. roba e volevo essere sicuro che No, no. Purtroppo Miles Morales ancora no. Il sequel giustamente è 2, la N muta, l'ho capito ora. Bellissimo. Duno. Duno. Niente. Sì, un po' tediosa la meccanica del farming in Undertale. Assolutamente, volutamente. Mi rimane tedioso. Volutamente nel senso che sapeva di questa cosa e l'ha fatto perché voleva metterci dietro un messaggio, l'autore? O non bisogna leggerci niente dietro? No, è proprio una questione di mondo di gioco. Tu stai uccidendo sempre più persone, è sempre più difficile trovare qualcun altro da uccidere. Persone, mostri. Però il nostro bastardello potrebbe sviluppare delle abilità per trovarli più in fretta. Potrebbe seguire l'odore. Potrebbe Diventa tuo cane? evolvere. È una macchina omicida.
questo perso. Ah! 23:45. Ok. Is this funny to you? Oh, you have no idea. Dove è caduto? Pensavo fosse possibile cadere in questo modo. Il nostro bel sombrero. Quattro rimanenti. Mamma mia. Dai, dai. Io da grafico ogni volta che devo scegliere un fonte vedo i due rinnegati, i due proibiti, Sans e Papyrus, piango accarezzando dolcemente lo schermo. C'è da dire che a dover farmare si impara ad affrontare qualsiasi cosa quasi ad occhi chiusi. È un sacco di allenamento. Praticamente. Per il combat system. Quanti ne mancano? Due? O due o tre, non ricordo. Basta glitchare nel muro, poi diventi cieco, no? Quale fa più paura? Is this funny for you? Hell yeah, oppure is this funny to you? Kinda boring, actually. Tre, sei sicuro? Ok. Vada per i tre. Ok. Quanto triste la musica. Beh, è la host di questa zona in slow reverb. Terribile. In tutto ciò ti ci faccio un po' riflettere. Potresti non uccidere ora, potresti andare avanti. Nel senso di potrei decidere di cambiare filosofia della rana invece di uccidere tutti, ho ucciso le prime persone e vado avanti senza uccidere più. Mm-hmm. E le cose cambierebbero. Esatto. Sì. Esatto. Ma era il discorso che abbiamo fatto abbastanza spesso nella scorsa run. Mm-hmm. E io in questo momento mi sto immaginando questo gioco come un vaso dove hai un lato del vaso che è la run positiva. Mm-hmm. Lato opposto del vaso che è la run completamente negativa dove decidi di ammazzare tutti e poi nel mezzo si popola in base a tutte le scelte che fai. Ok, carino. Sì, ci può stare. È una cosa molto interessante il fatto che tu possa interromperla, perché chiaramente ti dà adito a tutte quelle sfumature di cui stai parlando. Per comodità nostra, un metodo per capire se stiamo sbagliando questa run malvagia è la musica proprio. Okay. Ovvero che dovessi sentire la musica normale in queste zone, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. E che non sono stato abbastanza cattivo. Esattamente.
Un modo per capire se stai sbagliando questa run è vedere se la gente intorno a te respira ancora. Dopo aver gridato Final Fantasy 12 ho gli Alto Grind nella passeggiata. Ah, assolutamente sì. Assolutamente sì. Final Fantasy 12 è il primo che ho giocato, uno dei pochi che ho giocato, l'unico che finora ho platinato. E non so gli altri, non so i precedenti, ma platinare Final Fantasy 12 è stato un dito in culo, perché bisogna fare quel cazzo di bestiario con ogni singolo nemico, compresi i nemici rari che compaiono solo con trigger super specifici. E porca di quella puttana, c'era sto cazzo di nemico dove dovevi tirarlo, cioè compariva solo se tu entravi in una zona specifica della mappa e aspettavi 5 minuti. Sì, erano fuori, però era molto bello per queste cose qua, perché ogni tanto ti trovavi dei nemici particolari, era bellissimo, come li avevi triggerati, era bellissimo, erano fortissimi. Era veramente bellissimo quando trovavi tutti i nemici. A livello di segreti c'è una marea di segreti in Final Fantasy XII. Oh, una cosa del genere nel 16 ci sarebbe stata molto bene. Eh sì, 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 sì. Avrebbe aumentato di parecchio la varietà nel 16. L'unico problema, cioè l'unica cosa che veramente non mi è piaciuta del 12 a livello di filosofia di gioco è che se tu vuoi finire il bestiario ti serve una guida. Tu non puoi fisicamente, cioè non fisicamente, realisticamente finire il bestiario di Final Fantasy XII senza cercare su internet. Perché i trigger di alcuni nemici sono così infognati che non puoi ottenere a caso. Avevo la guida ufficiale io. Okay. E mi ricordo che c'era la roba fuori di testa. C'era tutta la parte dei mostri rari con tutti i modi per averli. C'era la parte di tutti i ricercati. C'era addirittura un'arma che non so se per questo nella Zodiac è cambiato, nella versione Zodiac, ma un'arma specifica tu non la potevi trovare se avevi aperto determinati scrigni durante il gioco. C'erano due scrigni, uno si trovava, se non ricordo male, nella zona in cui devi infiltrarti nella fortezza e andare a... credo a trovare un oggetto, un qualcosa. Era una missione di infiltrazione. C'era questo scrigno. Se tu lo aprivi, non potevi più ottenere quell'arma là. È infognatissimo. Poi non mi ricordo se era quello normale o nella Zodiac, ma c'erano i forzieri invisibili con dentro le armi super iper rare. Mai trovati. No, cioè, c'era una marea di segreti lì che era qualcosa di folle. E finché sono segreti ci sta, quando si tratta del bestiario da completare, avere quei mostri che senza una guida non puoi trovare, perché cioè, le condizioni sono davvero assurde. Ripeto, tu devi, per far spawnare un nemico raro, in particolare tra tutti quelli che c'erano, dovevi andare in una zona specifica, di una mappa specifica, e aspettare 5 minuti. Cioè, se tu non hai una guida, come fai a farlo realisticamente? Non puoi. Cioè, tu non puoi metterti in ogni zona della mappa fermo, aspettare 5 minuti finché non spawna un nemico. Non puoi neanche saperlo, perché non te lo dice il trigger. Ed è quello che mi dà fastidio del gioco, perché io accetterei tantissimo questi trigger super iper segreti nel momento in cui il gioco me li dice. E il gioco aveva tutto il modo per farlo, perché tu hai il bestiario, se tu ammazzi un nemico per la prima volta ti sblocca la prima voce, se lo ammazzi di nuovo... Oh, beh. Cioè, se lo ammazzi un tot di volte, sblocchi una seconda voce sempre sullo stesso nemico. Quindi nulla gli impediva di darti il l'int, il consiglio su come scovare i mostri più rari, sbloccando queste voci. Quindi tu sei costretto a fare il bestiario, man mano che vai avanti sblocchi cose successive che ti aiutano poi a completare il bestiario, senza dover per forza andare al di fuori del gioco cercando in una guida. Sarebbe stato veramente bello come meccanica. Purtroppo no, non hanno voluto farla. Ok. Non mi ricordo se abbiamo finito. Vado a salvare giusto per controllare. Salviamo. Però tolto quella cosa, dal punto di vista del gameplay, a me il Final Fantasy XII è sempre piaciuto tantissimo. Ne manca uno. Mentiva, tazza. Mentiva. Ho
forse non sappiamo contare, ne abbiamo fatti solo due, non tre. Considerando che compaiono ogni 4 ore. Io ho detto tre, cosa vuoi? Non sappiamo contare noi ancora, non ti arrabbiare. Davvero, gli sceni dei Pokémon non sono nulla al confronto. Cioè, io non ho mai giocato Pokémon, quindi non so quanto sia difficile ottenere quelle robe lì. So che ci sono alcuni assurdi da ottenere dove bisogna fare 1000 try, ma Final Fantasy XII mi ha veramente ucciso con il farming dei nemici. È che in Pokémon lo shiny hunting è semplicemente un reset finché non sculi. Finito. Ok. Io, tra l'altro, c'era un altro nemico in Final Fantasy XII, uno di quelli che mi ha fatto bestemmiare di più per completare il bestiario, perché c'è una mappa, penso sia il deserto ovest di Dalmasca, o il deserto est o il deserto ovest, dove se tu ti metti, cioè quando ci arrivi c'è una tempesta di sabbia. Ah, mi sono dimenticato. Vabbè. C'è una tempesta di sabbia. Per farla andare via devi uccidere un certo boss nella zona. Nel momento in cui uccidi il boss, la tempesta di sabbia scompare. Se la tempesta di sabbia scompare, la probabilità di spawn di questo nemico raro diventa tipo 1 per 1000, 1 per 1 milione. E quindi se non l'hai ucciso mentre c'era la tempesta di sabbia, che non è proprio cosa facile da fare perché è un nemico raro, quindi difficile da uccidere in quella fase iniziale del gioco, devi stare ore. Io mi ricordo di aver fatto una cosa come 3, se non 4 ore a cercare di tirarlo fuori, a farlo spawnare, a entrare e uscire nella stessa zona per farlo comparire, e non compariva. Mi è comparso solo dopo una cosa come 4 ore. Determination. Ok, ora rimani solo un attimo giù dove hai ucciso. Per far comparire la scritta, sì. Esatto. Non dovrebbe essere necessario, ma... Ma poi è comunque molto veloce nel momento in cui li hai uccisi tutti. Visto anche prima che me la spammava. WhatsApp. E ti cambia il... E la musica cambia tantissimo. Che sia la casa di Papyrus quella laggiù. Ah, potevo far arrivare un nemico anche qui dentro. Chissà se fosse stato un nemico diverso, oppure sempre il cerbiatto, il cerbiattoso. No, è sempre l'arena. Ah, ok. A Papyrus. Prego. What a tiny doghouse. Era questo, giusto? Puoi andare. È bellissima sta cosa ogni volta. Muove la codina. Ma noi lo uccidiamo uguale. Ma no, vabbè, ti odio. Siamo cattivissimi. Ah, qua invece non c'è la casa. Ah, non è lo stesso punto allora. Perché io mi ricordavo che qua non c'era. Visto che graficamente è lo stesso sfondo. Human, this is your final and most dangerous challenge. Behold, the gauntlet of deadly terror. When I say the word, it will fully activate. Quindi Toby Fox fa parte delle armi per uccidere il tizio? Assolutamente sì. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice, Toby will fox. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest chance of victory will remain. Are you ready? Tazza. Because... Buonanotte, tazza. I am about to do it.
Well, what's the hold up? Hold up? What hold up? I'm about to activate it now. E niente. That doesn't look very activated. E tu leggi l'istruzione. E niente. Ok, ok, ho letto, Tazza, ho letto. Well, they are probably going to walk through it. And it won't be any fun at all. So this human thing was a bust, huh? Well, I mean, I'm excited to capture them, so I'll become a famous royal guardsman. But all the time I put into these puzzles, it's kind of like throwing a birthday party. Without traps and fire? Exactly, it's pointless. Maybe you were right to be lazy about puzzles. Me? Right about something? Really? Oh no. Yeah, what am I saying? You're still completely wrong. I just have the wrong audience. Think about how much fun Undyne would have here. Flames, violence, it's right up her alley. So I won't waste this puzzle on you. I just have to appreciate the friend I already have. Ok, ha trovato un nuovo modo per non utilizzare la trappola finale contro di noi, carino. A valuable life lesson. Guess we didn't need your help to have a good time after all. Say, I've been thinking. Seems like you are gonna fight my brother pretty soon. Here's some friendly advice. If you keep going the way you are now, you're gonna have a bad time. Oh, finalmente, finalmente mostra i suoi veri colori. Determination. Non c'è. It's merely a decoy. Dove sono tutti? But nobody came. There's a note here. Please don't hurt my family. Cosa? Heads up. Take. Steal. Cosa? Oddio. Pare se ne sono andati. E sono belli spaventati. Eh sì. Mi ricordo che i B-Cycle erano molto forti nella tua run. Ma ah, giusto, giusto. 11, sì, sì, sì. Potrebbe non essere così. Per il momento li tengo, ma giustamente non sono. Ok, che tanto è tutta roba gratis, quindi. Fa molta paura quello che stiamo facendo. Oh no! Cosa ci fai ancora qui? Scappa! Nothing for you? Ah, qua l'hanno messa sul personale. Tocca uccidere tutti. Yo, everyone run away and hid somewhere. Man, adults can be so dumb sometimes. Haha. Don't they know we have got Undyne to protect us? Posso ucciderlo? Come monito per gli altri. Beh, lui è un super fan di Undyne. Però bisogna mandare un messaggio ad Undyne. Madonna.
can't go through the fire exit because you are not made of fire. No. Sta cosa è pesantissima. Assolutamente sì. Più le intenzioni dei nostri nemici sono crudeli, più ci faranno male. Oddio. Ah no, era qua la telefonata. Ok. Perdonami. Ring ring. Hello, can I speak to G? Wait a second. Is this the wrong number? Oh, it's the wrong number! The wrong number song! We are very very sorry that we got it wrong! Oh, it's the wrong number! The wrong number song! We are very very sorry that we got it wrong! Click. Hai un culo incredibile. Perché? Perché questa cosa che non è garantita. Anzi, due volte di fila in due run. E vabbè. Stavo cercando G. Stavo cercando G. Ma ha chiamato il numero sbagliato. Molta paura di quello che stiamo per fare. Vado a salvare prima. Questo sarà anche il nostro finale. Immaginavo. Incredibile quanto sia cambiato il mood del gioco. Halt, human. Hey, quit moving while I'm talking to you. I, the Great Paparos, have some things to say. First, you're a freaking weirdo. Not only do you not like puzzles, but the way you shamble about from place to place, the way your hands are always covered in dusty powder, it feels like your life is going down a dangerous path. However, I, Papyrus, see great potential within you. Everyone can be a great person if they try. And me, I hardly have to try at all. No. Hey, quit moving! This is exactly what I'm talking about. Human, I think you are in need of guidance. Someone needs to keep you on the straight and narrow.
But worry not, I, Papyrus, will gladly be your friend and tutor. I will turn your life right around. I can fix him. I see you're approaching. Are you offering a hug of acceptance? Woe, my lessons are already working. I, Papyrus, welcome you with open arms. Papyrus is sparing you. Merda. Madonna. Well, that's not what I expected. But still, I believe in you. You can do a little better, even if you don't think so. I promise. Cazzo, questo siamo letteralmente noi nella scorsa run con Flawi. Merda. Il Papyrus è andato. Puoi proseguire. Non succede niente se torno indietro. Dio mio. Avevo visto sfarfallare in maniera strana la texture della casetta piccola. Yo, are you sneaking out to see her too? Ozone, she's the coolest, right? I wanna be just like her when I grow up. Hey, don't tell my parents I'm here. Haha. Okay, I'm ready when you are. It's strangely silent. Oh no. Okay. Possiamo salvare? Seguendo che dovremmo trovare 18 mostri nascosti qui nelle waterfall. Dio mio. E continuare la prossima volta. Non mi aspettavo assolutamente qualcosa di così devastante. È cambiato completamente il mood del gioco, ma proprio tanto, tanto, tanto. Però sono un pochino confuso. A cosa si riferisce espressione? All'espressione facciale di Toriel? Al fatto che Sans ti commenta dicendo che non che la tua espressione è molto particolare, ah, e okay. Sarà una cosa che riprenderemo anche al prossimo live. Ok. In maniera diversa, però. Non ho praticamente niente da dire, cioè sono rimasto senza parole e davvero è molto interessante. Spero approfondiscano di più questa cosa, non sia solo una mia impressione, ma il gioco sembra quasi che non sei tu a giocare, è lui che sta sfruttando te per giocare, cioè tu non stai facendo... cioè non è come la scorsa run dove noi prendevamo delle decisioni, facevamo cose e giocavamo. Noi stiamo giocando, ma è il personaggio che sta scegliendo per noi. Nel momento in cui abbiamo preso quella direzione, sta prendendo sempre più indipendenza. Quando parla con i mostri, fa lui cose. Noi non siamo in controllo. Certo, alla fine siamo noi ad attaccare, a dare il colpo di grazia, ma durante i dialoghi lui è in piena libertà di fare quello che vuole lui, a prescindere da quello che vogliamo fare noi, e questa cosa fa molta paura. E secondo te potrebbe arrivare ad attaccare anche se tu sciessi? Spero. Sarebbe una cosa molto interessante e ancora più spaventosa, arrivare al punto dove no, cioè diventa così cioè diventa letteralmente un altro Flawi. Noi non siamo più un giocatore in controllo della situazione, ma prende lui il controllo e decide di fare quello che vuole lui. Cioè in questo momento è ancora vincolato alla nostra volontà, ma sta prendendo sempre più libertà. Sarebbe terribile se a un certo punto noi non siamo più assolutamente in grado di fare nulla
e fa tutto lui. Sarebbe molto spaventoso, ma molto figo a livello di game design. Bene. Ho molta paura per come può evolvere questa run. Molta, molta paura. È molto, molto cruda, come stai vedendo. Però. E più che altro finora mi sembra anche molto facile. Stiamo skippando tutte le boss fight. Undyne è in grado di darci una sfida? In realtà direi di sì, perché finora abbiamo affrontato solo boss che non ci hanno mai voluto uccidere o picchiare. Quindi loro erano indifesi nei nostri confronti. I prossimi vorranno, penso, attaccarci e farci fuori. Non sono così ingenui come i precedenti, e mi aspetto tante cose da Sans. Sans mi dà l'idea di essere un muro invalicabile. Ok. Cioè, ci potrebbe stare che tutte le boss fight che abbiamo già fatto qua vengono semplificate con la meccanica del uccidi tutti e sei in grado di massacrarli in un colpo solo. Sans però mi sa tanto di lui, invece sarà molto più tosto da buttare giù, molto molto più tosto. Ok, me lo aspetto ai livelli di Asgore come difficoltà, se non anche più alto. Ok. Va bene. Cioè, poi in realtà è anche vero che finora, cioè, la scorsa partita è stato tutto molto più complicato perché noi dovevamo sopravvivere ai loro attacchi finché non li convincevamo di smettere. Qua invece con i danni che facciamo siamo potentissimi. Cioè, dobbiamo schivare 2-3 attacchi dei nemici, per quelli più tosti 4, forse 5, ma comunque li buttiamo giù con una facilità incredibile. Non siamo noi ad aspettare loro. Anche se vieni colpito 2-3 volte, sei comunque alto di vita, quindi... Esatto, siamo in grado di sopravvivere. Stiamo diventando veramente dei mostri. Non come loro, ma molto più umani. È molto pesante come approccio a questa storia. Ho veramente paura. Già. Ma abbiamo ancora tante domande, quindi... Molte più di quelle che avevamo prima di iniziare, in realtà, mannaggia Toby Fox. È riuscito a mischiare le carte in maniera istantanea, repentina e estremamente confusa al momento. Ci sono tante domande a cui non riesco a rispondere. Vedremo, vedremo. Bene. Tra l'altro non c'è neanche la musica qua. E niente, direi che siamo pronti per staccare. Possiamo staccare qua. Mezzanotte 17. E noi ci vediamo di nuovo domani sera, forse, perché anche ovviamente domani no, esco. Però, cioè, per me Undertale che probabilmente no, poi chiaramente... No, no, nel senso... Ci vediamo noi come live domani sera con Lies of P. Con te ci vediamo settimana prossima, se non cambia nulla, quindi martedì, giovedì come al solito. Domani non so se io ci sarò in live perché devo uscire fuori con i miei colleghi, potrei fare tardi. Vorrei evitare perché non voglio mangiare fuori domani sera, ho il cibo a casa, non voglio che mi si complichi la situazione. Però il rischio che salti c'è. È basso, ma comunque c'è. Noi comunque in teoria dovremmo vederci domani sera per andare avanti con Lies of P, e non vedo l'ora perché mi sta piacendo sempre di più come gioco. Inizio a capire i complimenti che gli avevano fatto appena uscito. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che sono passati per la compagnia, per essere rimasti in chat, aver discusso, chiacchierato insieme. E alla prossima. Buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao.